Si intitola Jaylin, l'opera lirica cui il ricavato, pari a 1.500 euro, è stato consegnato in beneficenza alla mensa dei poveri dei frati cappuccini di Alessandria, che ancora una volta ha dimostrato essere una città generosa e altruista. Nata da un'idea dal maestro Aldo Brizzi, Jaylin, andata in scena in prima mondiale il 17 e 18 settembre presso il Teatro Alessandrino, ha voluto sottolineare non solo quanto la musica intervenga nelle iniziative solidali, ma anche la rilevanza artistica e il profondo legame con gli elementi identitari del comune alessandrino, ora legato per sempre a questo capolavoro lirico. Qual è stato, secondo lei, il fulcro che ha permesso ad Alessandria di attribuirsi il merito di essere legata per sempre a un'opera lirica come Jaylin do Jaylin? Si è creato un team di persone, di soggetti istituzionali, persone, volontari, che ha costruito un percorso e ha prodotto, diciamo, quest'opera. È un'esperienza che non è così semplice e così, come dire, permeata nella nostra quotidianità. Quindi proprio questo tipo di esperienza è il risultato raggiunto che lega la tradizione di una divota commedia alla, come dire, alla creazione di un'opera lirica sul tema, fa sì che si sia determinato un momento magico per la città. Sicuramente è un legame che ha ispirato il maestro Aldo Brizzi per la composizione di questa opera nuova, un'opera che ricalca la tradizione del Jaylin do alessandrino, che da 94 anni viene promosso e comunque esibito nella città stessa, proprio per andare al di là di quelle che sono i confini cittadini. Ma Jaylin non vuole essere solo un'opera conosciuta a livello regionale, per non dire nazionale. La sua finalità sarà proprio quella di aggiudicarsi, grazie al contributo di Alessandria, un posto tra la commedia italiana che si distingue da secoli nelle classifiche di tutto il mondo. Perché secondo lei Jaylin, Jaylin do, sta avendo un successo così grande da far diventare Alessandria una città nel futuro conosciuta nei paesi stranieri? Perché è una storia che ce la siamo sempre tenuta per noi, in dialetto. Riempivamo teatri in 10-15 rappresentazioni tutti i periodi di Natale da quasi 100 anni e adesso ho avuto l'idea di far conoscere questa cosa che ha emozionato generazioni e generazioni di alessandrini al mondo. La cerimonia di consegna del raccolto si è svolta nella sala aggiunta del Palazzo di Città di Alessandria. In collegamento streaming c'era l'assessore regionale alla cultura, turismo e commercio Vittoria Poggio, che ha sottolineato l'importanza della sensibilità legata alla solidarietà, che grazie a Jaylin ha unito la qualità dell'ambito artistico-musicale con quella dell'abito sociale, producendo risultati molto importanti.